Bene, abbiamo pochi istanti, saremo collegati con Radio Milano TV, proprio questione di attimi. Buongiorno. È qua il vostro opinionista già su Radio Milano TV e in contemporanea anche su Periscope. Sono appena rientrato dalla lettura dei giornali quest'oggi in edicola, ma devo tenermi in mente che dobbiamo fare una telefonata. Chiamiamo. Lo chef della pizza. Ok, speriamo questo sia il numero giusto. Non l'ho scritto io. E voilà. Sì, buongiorno, Le Fofò. Bene, sono Elio Crociani, journalist. Lo chef, no, ma siamo in collegamento telefonico. Facciamo telefonicamente l'intervista allo chef della pizza. Bene, grazie signora. No, dico grazie, grazie se me lo passa. Sicuramente impegnato quest'ora, ma il bello della diretta. Bene, siamo con Le Fofò. Buongiorno ad Alfonso Lepore. Alfonso qua non c'entra niente, Alfonso qua è solamente la figura. Quelle che sono le cose sono loro, le fofò, le figlie. Ecco, che ieri sera abbiamo conosciuto in Corso Diaz, siamo quasi in Piazza Saffi a Forlì, quindi siamo in centro storico, non più a Vecchiazzano, dove è lì, è vero che c'era Fofò tutto fare, ma adesso ci sono le figlie. Ecco. Si è tirato indietro. Si è ritirato in laboratorio, cioè sta dietro le quinte. Ecco, ma è giusto che sia così, ecco, quindi avanti, avanti giovani, però diciamo sempre fedeli alla pizza verace napoletana. Ecco, quindi tra l'altro è stato il primo a portare nella regione Emilia-Romagna, quindi la pizza napoletana verace, ancora appunto la. Ecco, esatto, stamattina tra l'altro abbiamo parlato, in attesa di fare questa intervista, abbiamo parlato anche di questa reunion che avverrà a Ravenna Punta Marina, dove sarà il presidente, tra l'altro, dell'associazione e tra l'altro il patron del 100 pizze di Punta Marina ha proprio scritto che lui è, mi sembra, il numero 450 di questa lista di circa 600 in tutto il mondo, associati alla. Ecco, per dire che la pizza in Emilia-Romagna per primo l'ha portata Forlì, ma erano i tempi del Forum Livi, eravamo dalle parti di comunque nelle vicinanze di una porta di Forlì. E Porta San Pietro, ecco, nella vicinanza di Porta San Pietro c'era questa pizzeria dove già chiaramente io avevo assaporato questa pizza particolare napoletana che devo dire alla lunga sta ancora imperversando, anche perché c'è una sorta di moda di pizza gourmet, anche se ci chiediamo ancora quale sia la pizza gourmet. Sicuramente questa è una buona pizza, questa di Fofò, anzi la meno cara se vogliamo, c'è una margherita alle Fofò costa la bellezza di 5 euro. 5,50 euro, ma con i prodotti, Ecco. prodotti però, non sono prodotti Ecco. cioè, di quattro soldi, sono Ecco, prodotti. quindi abbiamo una buona mozzarella fior di latte di buona qualità. Che ci arriva da giù, la bavola affumicata che ci arriva da giù, la ricotta di bufala che ci arriva di giù per fare il ripieno. Cioè, la bufala che ci arriva da giù, la farina non è la 00, ma è la numero 1 che era meno raffinata. È come proprio si faceva la pizza una volta.
E poi tante specialità tipiche napoletane come i dolci, i fritti, le zeppole, tutta questa roba qua. Ecco qua. Quindi anche se il nostro Le Fofò è nato in provincia di Caserta, in realtà è fedele alla pizza napoletana. È tutta la zona della Campania, che noi la pizza, anche noi, cioè è nata a Napoli, però poi dopo da là vicino là, sono andate delle pizzerie, come infatti la provincia di Caserta, Napoli, siamo attaccati da vicino là, non è... Ecco, quindi è la periferia di Napoli, Caserta. È la Campania, ecco. La maggiore... Certo. Comunque io devo fare i complimenti alla famiglia, appunto, delle Fofò, per brevità, perché effettivamente questo locale in centro, appunto, a Forlì, in Corso Diaz, devo dire, è particolarmente moderno, contemporaneo. Anzi, inizialmente era la pizzeria, diciamo, delle figlie. Sì. Ecco, era quindi... Ecco, è della figlia, però adesso c'è anche il padre, comunque, che dà la mano. Dandogli dei consigli, certo. Ma è la pizzeria, no, con la mia tradizione, con la mia tradizione, le sue idee, ecco. È nata una cosa molto più... Ecco. Il risultato è molto interessante, perché abbiamo un ambiente molto ospitale. Poi diciamo che il menù non è che si limita alla pizza, perché poi anche in fatto di dessert Napoli, come dire, in fatto di pasticceria, ha comunque dei grandi classici. Cioè, dai babbale, sfogliatella, i salamarin, la pastiera, tanti quei dolci che prepariamo. Poi ieri sera l'avevamo pochi, ma a fine settimana noi ne prepariamo di più, capito? Ecco, quindi dolci di... Molto più piena, molto più carica. Quindi babà, savarin e compagnia bella. Sfogliatelle. Certo. Maschera napoletana. Quindi ecco, ampia scelta, che è la pizza come i dolci, ma comunque nell'ambito delle pizze. Ma anche degli antipasti, come ecco. le pizze fritte, ecco. i garzoni, cioè varie fritture. E poi è una cosa che qua non va nessuno, lo street food, la pizza portafoglio. Piccoline che possono mangiare per strada, di 3,50 euro, la pizza rotonda, certo. Un po' più piccola di quella che ho mangiato ieri, sono a 3,50 euro. Ecco, queste sono pizze che vengono servite quindi durante il pranzo e la cena? Sì, uno può prendere una pizzetta e mangiarsela per strada, oppure fuori, là c'è la panchina, mangiarsela fuori. Certo. Come si fa a Napoli, che mangi per la strada, prendi una arancina, oppure un gruppo di fritti misti, dove ecco. ci sono, come ho visto ieri se ne avevamo dentro i cestini, però normalmente per mangiare per la strada mangiano dentro un gruppo di carta, il cono di carta come si faceva una volta. Ecco, ma questo con orario continuato o comunque... Da mezzogiorno fino alle 2:30 e poi dalle 6:30 Quindi in orario è orario, mettiamo che ci sia fila, che, come dire, può capitare, perché e effettivamente abbiamo provato all'inizio di stare aperta anche tutta la giornata per vedere, non serve, non passava nessuno, certo, diciamo. Diciamo, quando c'è l'appetito a pranzo e cena, come dire, Le Fofò è aperto. Devo dire, questa cosa anch'io l'ho immaginata a Napoli, ma in realtà mi sono trovato nel bel mezzo del pomeriggio con queste pizzerie chiuse, che è vero, hanno la fila, ma soprattutto in questa fascia oraria, ecco, quindi la fascia oraria magari si fa tardi la sera, ecco, fino a notte fonda, ecco, quello indubbiamente, quindi c'è sempre la possibilità, quindi, di trovare qualcosa di buono a Le Fofò. Quindi complimenti a questa pizzeria, che mi sento di dire, insomma, che è la pizzeria numero uno autentica, non solo in fatto di pizza napoletana, ma anche in generale. Quindi pizza lievitata, tra l'altro lievitazione minima di 12 ore. Sì, se noi facciamo un impasto con il riporto, è minimo, c'ha 12 ore di lievitazione. Minimo. Questo vuol dire che poi si... è stato fatto ieri sera per questa sera, penso un po', quando la lievitazione, la creazione naturale così,
ecco, ecco, questo per permettere di digerirla meglio, non avere problemi che purtroppo, ahimè, spesso capitano con la pizza, ma non in questo caso. Quindi io faccio i grandi complimenti alle Fofò, che tra l'altro rientra un po' nelle nostre iniziative dei 40 anni della radio, perché effettivamente, insomma, le Fofò è un nome che abbiamo citato molto nelle nostre trasmissioni, ai tempi ancora di Forum Live, ma poi anche a Vecchiazzano. Bene, complimenti, buon lavoro, visto che la pizza si mangia tranquillamente a pranzo a Napoli, come appunto a Forlì. Okay. Viva la pizza, viva le Fofò, grazie, è stato un piacere, ecco qua. Ebbene, con questo possiamo quindi andare con le notizie dei giornali quest'oggi in edicola, e partiamo con questa notizia, ma che, devo dire, io tutte le volte che guardo una prima pagina ne succede una puntualmente. Democrazia sotto attacco, Londra, assalto al Parlamento, un'auto contro la folla sul ponte di Westminster, accoltellato un poliziotto, 5 morti e 40 feriti. L'attentatore fra le vittime, quindi c'è chi dice 3, ma c'è chi dice 4, compreso appunto lui. L'ISIS esulta sul web, una giovane bolognese scampata alla strage, dice io viva per miracolo. Poi c'è anche una forlivese di cui parleremo, che invece guardava dalla finestra. Poi abbiamo pericolo ISIS, l'Occidente si blinda, microbombe nascoste nei tablet, ecco che questa grande paura del tablet, dove già i tablet come le cuffie scoppiano, quindi figuratevi se non riuscivano a metterci dentro anche qualcosa di esplosivo. In Italia si diventa autonomi dopo i 40 anni, ormai anche la disoccupazione non è più giovanile come una volta, la vignetta invece di Castellani. E poi dal Resto del Carlino abbiamo sicurezza, telecamere beffa, quindi lo Stato chiede il canone, i sindaci dicono non paghiamo, e abbiamo tassa per le riprese in strada, Lombardia in trincea. Poi deraglia, l'Eurocity Milano Basilea, sono 7 feriti, passeggeri intrappolati, fatti uscire con una scala, quindi alla stazione di Lucerna. Questo mi fa pensare che la linea sia quella poi che passa sicuramente alla Domodossola e prosegue, è spedita appunto verso appunto Lucerna, quindi una linea, devo dire, molto, molto particolare, evidentemente poi da Lucerna devia verso Basilea, visto che poi esiste anche un altro famoso treno che invece porta a Ginevra e quindi a Briga, come dire, volta verso est piuttosto che a nord, volta verso ovest piuttosto che a nord, e quindi a Lucerna, mentre vagabondo come d'olio. È una notizia invece che riguarda l'Italia, ecco perché ho scelto Yuri, Beppe Carletti presenta il nuovo cantante dei Nomadi, ovvero Ciglioni, quel Yuri che vi dicevo poco fa, è Yuri Ciglioni. Il prefetto, salvate gli ulivi, così si blocca in Salento il gasdotto da 45 miliardi, collegherà i giacimenti del Mar Caspio all'Italia, collegherà chiaramente se andrà tutto bene, perché al momento sembra che la cosa si sia fermata appunto a causa degli ulivi. Poi il sepolcro ritrovato, Gerusalemme, la cerimonia per la fine del restauro, l'edicola che sormonta la tomba di Gesù ha recuperato il colore giallo ocra originale. Salto nel vuoto, debutto a teatro, il coraggio da Nobel di Asia, l'argento è la Dark Lady della scienza, Rosalind Franklin, lo spettacolo teatrale andrà all'Eliseo di Roma dal 28 corrente mese. Poi Bellucci Casselli, tradimento prima dell'addio, colpa di una brasiliana secondo Dago Spia, che ancora indaga, Anna Cristina Fernandez dos Santos, classe 1988, evidentemente aveva superato come fascino Monica Bellucci, stiamo parlando della donna icona mondiale. Quando il thriller è nella mente, Elle, regia di Paul Verhoeven con Huppert, ottiene 3 stellette oggi sul, dovrebbe essere questo sempre Il Resto del Carlino, e quindi abbiamo, sì, un buon punteggio. Le conseguenze dello spazio invece in Life, Non oltrepassare il limite, è un altro film che ottiene pari merito, 3 stellette. Questo è Il Resto del Carlino, avremo altri punteggi che favoriscono comunque la Huppert. E poi abbiamo l'Huppert. Spari e vernice, oscurato il T-Red a capocolle di Bertinoro, una notizia, devo dire, simpatica, che io intanto passo
da quelle parti, e so appunto di questo T-Red, che tra l'altro è sopravvissuto parecchio, solamente ultimamente è successa questa cosa. Un botto agli spari, poi tutti chiusi in Parlamento. Alessia, laureata a Forlì, lavora dentro il luogo colpito dall'attacco. Erdogan parla come il capo dell'ISIS, nessun europeo può sentirsi tranquillo. Il Papa, questa è un'altra notizia, il Papa si sveglia, spedite i profughi in Argentina, quindi questa è la massima del Papa di oggi. E poi abbiamo progetto folle, più sei vecchio più tasse paghi, l'idea è aumentare l'aliquota in base all'età. Per l'Inghilterra è più facile liberarsi dell'Unione Europea che dei fanatici musulmani. Terrorista islamico fa una strage a Londra. Paola Perego, violenza senza senso, forse è scomodo mio marito. Immagino che la Perego in realtà sia la signora, cioè io so sicuramente di chi si tratta, però andiamo a vedere, non si sa mai, non vorrei fare una gaffa, una cosa chiaramente molto nota, però i giornali non hanno comunque specificato. Allora, Paola Perego, che poi spiegherebbe tante cose. Paola Perego, marito, andiamo a vedere chi è, di chi si tratta. Ecco qua, vediamo se è confermato quello che io stavo per dirvi. Sarebbe meglio controllare e verificare le notizie. Coniuge è Lucio Presta. Ecco qua, no, pensavo a un personaggio un po' più importante. Ecco qua. E torniamo alle nostre notizie. Abbiamo Gatta Infernale, Isabella Huppert, straordinaria donna in carriera, un avvincente intrigo tra giallo e comici tradimenti, ed è elle ad ottenere 4 pallini, quindi un pallino in più sulla normalità, diciamo, dei film da vedere, perché poi c'è 2 che sono i film non proprio da vedere, ecco, quindi un po' meno, ecco, da vedere. E poi abbiamo La cura del benessere, che è un altro film che oggi su Libero ottiene 3 pallini. Brecht e il capitalismo, la stasera Ravenna con l'elfo Mister Puntila e il suo servo Matti. Quindi questo spettacolo che apprendo dai giornali sarà questa sera, perché in realtà non ho ricevuto il comunicato stampa, quindi devo avvertire. Però da stasera, domenica pomeriggio, le ONG facilitano gli scafisti, nel mirino le navi umanitarie. Il procuratore capo di Catania dice: da quando i militari hanno arretrato le organizzazioni, caricano i migranti a ridosso delle acque libiche. Zuppa di pesce monumentale, sapori di mare e cucina al parco di Monza. La Cambusa, il nome del ristorante, siamo a Cinesello Balsamo, e ottiene 14 ventesimi questo ristorante. Tra l'altro recentemente il caro Raspelli, che tra l'altro abita poco più in là a Bresso, se non ricordo male, si è occupato tra l'altro del ristorante dell'Hotel De Ville, proprio di fronte al Castello Reale, la Villa Reale, scusate, la Villa Reale di Monza. Niente droghe, tanto lavoro, e questo è il segreto dei Kiss. A maggio la band torna in Italia, a Torino e Bologna. Mica facile indossare l'armatura e sputare fuoco alla mia età, dice Gene Simmons, uno dei Kiss. Huppert oltraggiata impavida, Verhoeven modula Elle in una avvolgente suspense con musiche alla Hitchcock, ed è addirittura per Elle in questo caso sono 5 stellette che andiamo a prendere dalla, mi sembra di capire, dalla stampa di Torino di oggi, un voto molto alto, film, ho avuto modo di vederlo anche perché era candidato agli Oscar, quindi ho avuto modo di vederlo prima della presentazione, e devo dire sono 2 i film tra l'altro realizzati penso lo scorso anno da Isabelle Huppert, che un po' si possono assomigliare. Questo è quello, diciamo, un po' più spinto, ecco, rispetto all'altro. Più o meno è sempre lei, è sempre una mamma, e quindi una certa età, e, diciamo, in quello che uscirà più avanti, in realtà forse è uscito prima in Francia, come dire, lì sarà molto casta, ecco, mentre invece qui devo dire che non me ne vogliono chiaramente le donne, lei appunto non denuncia colui che l'avrebbe
violentata, e quindi sta un po' al gioco, e poi chiaramente questo viene comunque denunciato. Ecco, quindi sì, c'è una denuncia per stupro, ma in realtà lei non se la prende più di tanto, ecco, se vogliamo. Ora, un piccolo eroe di integrazione in viaggio con Jacqueline è quindi un altro film che ottiene, questo invece, 4 stellette, stiamo parlando chiaramente dei massimi risultati ottenuti nelle recensioni, o magari un film come Elle che tutti hanno giudicato a pieni voti. Ci sono sentimenti che nessuna Brexit può cancellare, l'Europa è saldamente unita, almeno nella paura, vignetta di LK oggi su Repubblica. Poi abbiamo il terrore sale perché la democrazia si sta sciogliendo ai poli, la vignetta come sempre molto drastica di Bucchi. Chuck Berry, l'album postumo a giugno, il singolo è Big Boys. Io ricordo un Johnny B. Goode di Chuck Berry indimenticabile. Poi Euperti, il punto di forza del sulfureo Verhoeven, L5/6, quindi abbiamo 5 pallini su 6, quasi appunto il massimo di Repubblica. Fanno centro i giovani di Veronesi a Cuba, non è un paese per giovani, che ottiene 4 pallini su 6 oggi su Repubblica, quindi il film è molto quotato, altri giornali forse non l'hanno neanche citato. Massimo Ghini domani al Teatro della Pergola di Firenze porta in scena Ciao, il romanzo di Veltroni, e dice: io e Walter uniti dall'assenza della figura del padre. Ma come si fa a strizzare l'occhio a Grillo? Dipende dalle emozioni che cerchi. La vignetta di Staino oggi in prima pagina. E chiudiamo con tutti vanno a Milano, anche in città all'aeroporto, presentata ieri, quindi tutti i libri, ecco, tutti i libri vanno a Milano, anche in città all'aeroporto, presentata quindi ieri, la nuova fiera degli editori, sono 2000 autori, 720 appuntamenti, ben 437 espositori da 19 regioni e 6 nazioni, e una missione, intercettare lettori nuovi o perduti. Bene, io vi saluto qua, abbiamo terminato, devo dire, in orario a 13.03, ho fatto tutto abbastanza velocemente oggi, anche perché fra un po' viene a trovare un inviato di Google e quindi mi darà chiaramente delle informazioni, cui magari vi parlerò domani. Quindi noi ci sentiamo prossimamente, sempre su questi megacicli 96.25 della radio, radiomilanotv.com, che saluto in questo momento, e fra poco queste notizie verranno archiviate sul mio profilo di Facebook, ovvero Elio Crociani. Amici su Periscope, se ci sono delle domande sono solo per voi in esclusiva. Ecco, rimango ancora qualche istante con voi, anche se qualcuno, come dire, finisce la rassegna stampa e smette di guardare, giustamente, però qualcuno rimane e devo dire, certe volte aumenta pure l'ascolto, la visione. Bene. Se non ci sono quesiti, io vi saluto. È stato un piacere. Grazie per i cuoricini. A domani.